nelle puntate precedenti. Allora, adesso è arrivato il momento più delicato per noi italiani, il momento della pizza. Sembra buona? Alfa l'ha già provata? Abbastanza buona, dice. Vediamo. Allora ragazzi, mo siamo tornati in downtown. È sempre raffreddatissimo. Oggi tra l'altro da rischio neve. Ma cioè, guardate che cielo che ci sta dietro di noi. Sta un cielo bellissimo. Quindi non capisco come possa essere. Iniziamo bene la giornata. Pronti per un'esperienza alla grande, clamorosa, eh? Shake Shack ti sei preso, eh? Shake Shack che cos'è? È un McDonald's molto più buono americano. Ci vogliono energia. Esatto. Guarda qua. Mamma mia. La saluto. Allora ragazzi, College Life Italia, oggi sono qui per darvi una notizia, insomma, su di me, per farmi conoscere meglio. Praticamente dovete sapere che io soffro di vertigini. Soffro tanto di vertigini, no? E per che cosa è conosciuta l'America? Per i grattacieli. Bene, allora abbiamo deciso io e Alfonso, oggi dato che siamo a Chicago qua, di salire su in cima alla Willis Tower. E quindi sarà un'esperienza, non lo so, insomma, io c'ho paura, però allo stesso tempo non vedo l'ora di vedere come sarà il paesaggio e tutto. Ok, non so dove siamo, cioè stiamo facendo cose, stiamo attraversando stanze, ma non so dove siamo. Oh! Lo conosci? Mai visto. Invece è amico mio, sai. Oddio, ci siamo. Oddio, santo. No, io, oddio santo. Ah raga, siamo in altissimo, siamo al 103° piano. Da pazzo. Non vi nego che sto tremando, sono parecchio emozionato, però ogni volta è un'emozione indescrivibile, ogni volta è veramente bellissimo, cioè non ci sta niente da fare, non ti ci abituerai mai, mai. Lago Michigan, che è enorme, enorme, raga. Cioè, sembra un mare, è assurdo. Ci stiamo spingendo sempre più al limite, perché
Adesso io non sono sicuro di voler fare questa cosa. In realtà io non la voglio fare. Non so perché sto qua. Ma vedete. Vedete quelle, quella stanza là? Cioè. Là. Là il vetro è trasparente e noi stiamo andando là. E io soffro di vertigini. Cioè, questo no. Cioè, io il grattacielo lo posso reggere fino a una certa, ma così. Così diventa troppo. Io non sono sicuro del terzo. Oddio, non voglio guardare giù. Raga, qua abbiamo. Oddio. Però provo a guardare giù. Prova. Passa. Oddio. No, raga, sono sudato. Oddio. E noi stavamo là sopra, incredibile. Allora, mo stiamo provando a arrivare in spiaggia. Il problema è che si è pure annuvolato il tempo. Insomma, stiamo iniziando a capire perché la chiamano Windy City, che tira un po' di vento e che probabilmente mi farà raffreddare ancora di più. Tanto peggio per peggio. Comunque, mo speriamo di arrivarci. Mi sa niente in spiaggia. Uno, perché sta iniziando un po' il tempo a piovere. Due, perché non capiamo dove attraversare, cioè dove andare. O siamo dei deficienti noi che non capiamo. Ma io non vedo niente, cioè non vedo possibilità. Aspettate, cambio di programma. Forse Alfa ha capito dove andare, cosa fare. Ha detto ha trovato un sottopassaggio. Vediamo. Ci sta? Ragazzi, Alfa l'ha svoltata. Stavolta ha svoltato la situazione. Incredibile. Noi, se no, fosse stato per me, ci sarei mai andato. Grande. No, complimenti. Per andare in una spiaggia non proprio il migliore dei posti comunque, eh? Ragazzi, finalmente, per nostro stupore, ci siamo arrivati e posso dire che è tanto carino. Guarda qua, bello. Sabbia con i grattacieli qua, ovviamente. Allora ragazzi, dopo aver visto la spiaggia, diciamo che le cose che ci eravamo prefissati di vedere assolutamente sono ufficialmente finite per Chicago. Adesso, dato che faceva veramente tanto freddo e tirava tanto vento, ci siamo venuti a riparare qua in un centro commerciale molto carino, tutto elegante, Gucci con tutte le cose, e noi non abbiamo i soldi manco per comprare un McDonald's. Adesso siamo seduti qua al tavolino, sì. Con un pochettino di wifi che sicuramente non guasta. Niente, mo credo che poi ci facciamo un altro giretto downtown e poi ci inizieremo ad avviare verso
verso l'aeroporto. Pure freddo, ma è iniziato a piovere tutto, però è magico, cioè veramente con le luci che vanno sul fiume, stupendo, tutto viene ripagato, tutto. Adesso raga, la pioggia, la pioggerella si sta trasformando piano piano in nevischio. Voi non lo vedete, cioè è molto sottile, molto fine. Però con le luci qua dei lampioni così, le luci dei grattacieli, è bellissimo. È proprio spettacolare. Ragazzi, finalmente siamo arrivati in aeroporto dopo 2 ore, non scherzo, però meno un'ora, qualcosa in più di metro, e dove a tratti era un pochettino spaventosa la situazione, perché tipo nevicava, tutto buio, nebbia, tipo poi ci sta una stazione di treni, insomma non era proprio la cosa ideale. Comunque adesso controlli passati. Ma vediamo se magari ci fermiamo a prendere qualche cosa da mangiare, se no ci becchiamo direttamente in aereo, insomma. Alla fine raga abbiamo optato per un bel mecchino come sempre e dei taralletti, sogno di Puglia, sempre Puglia, tanta roba.